parte una barca italiana alla caccia di un record oceanico. Non a caso parte Giovanni Soldini e parte con il Maserati Multi 70, il catamarano di 21 metri. Con Giovanni ci sono Guido Broggi, il fedelissimo Guido Broggi, Oliver Herrera, Alex Pella e Sébastien Houdigan, due spagnoli e un francese specialista dei multiscafi. Il percorso è durissimo, 13.000 miglia che li vedranno discendere lungo il mare della Cina meridionale, poi passare Capo di Buona Speranza controvento, diciamo, rispetto ai venti dominanti, e quindi risalire l'Atlantico, teoricamente con il favore degli alisei che spingeranno verso nord, ripassare nuovamente l'equatore e fare rotta verso Londra. L'arrivo è di questo record tra Hong Kong e Londra sotto il ponte Queen Elizabeth II nell'estuario del Tamigi, e il tempo da battere, mentre qui vediamo le splendide immagini di Hong Kong, è proprio il giorno della partenza, i momenti della partenza di Maserati Multi 70, il tempo da battere è quello di Gitana 13, un catamarano di 100 piedi, 32 metri, 10 metri più lungo di Maserati 70, con un equipaggio di 10 persone, che nel 2008 lo stabilì con 41 giorni, 21 ore e 26 minuti. Quindi Giovanni e i suoi, eccoli qui, che si abbracciano proprio nei momenti prima della partenza, dovranno riuscire ad arrivare e a completare le 13.000 miglia del percorso, ad arrivare sotto il ponte Queen Elizabeth sul Tamigi entro il 1 marzo alle ore 8, 9 minuti e 47 secondi. È una vela italiana che si lancia sull'oceano, fa sempre piacere. Ovviamente, amici di 6 TV, noi seguiremo intensamente e costantemente il viaggio di Maserati di Giovanni e dei suoi velisti. State con noi. 10:43:24 UTC time, over.